Benvenuti in nuova puntata di Funny Moon e anche quest'oggi nel nostro studio virtuale i nostri soliti ospiti che ormai non possono mancare. James da Napoli, che bello vederti e rivederti, anche se preferirei vederti dal vivo e non così in maniera virtuale, ma mi fa piacere che ormai anche tu sei diventato una presenza costante in trasmissione. Benvenuto. Grazie, bentornato. Grazie, buongiorno a voi, è un piacere mio. Ci vediamo più di prima, meglio, lo smart working aiuta di più. Sì, sì, è vero, aiuta di più a tenersi connessi. E salutiamo anche la onnipresente Francesca. Che... Onnipresente Franceschina, saluto pure James e condivido il suo gesto dell'abbraccio virtuale, perché così adesso dobbiamo fare. Però io allora, Franci. Ehi. Franci, scusami, girati alla tua destra e abbracciamoci. Ci sei? Al mio tre. Sì, uno, dai, due, uno, due, tre. Vai. James si è abbracciato dall'altra parte, però va bene uguale. Gli abbracci virtuali fanno sempre piacere e un sorriso ovviamente in questo momento un po' così cupo, non diciamo triste, fa sempre bene. Noi di Funny Moon ci proviamo in tutti i modi. Allora, uno dei modi per cui potete anche interagire con noi in trasmissione e diventare uno dei tanti ospiti che nel frattempo in queste puntate così al chiuso sono passati di noi in puntata. E possono farlo in che modo, Francesca? Possono farlo in diversissimi modi. Innanzitutto con il nostro numero di telefono, che è il 333-333-8693, con una chiamata, un messaggio, un sms o anche su WhatsApp, oppure tramite i nostri social, che sono Instagram, Facebook e YouTube. Quindi seguiteci, mantenetevi aggiornati, rivedete le nostre vecchie puntate, oppure quando sarà finita la quarantena, se avrete qualche vostro talento, una rassegna, un festival da proporci e volete far parte con noi della trasmissione, vi ricordiamo che è tutto gratis, quindi perché non farlo? E noi non vediamo l'ora di ritornare sul campo e di passare quelle nostre belle giornate a documentare tutti i nostri begli eventi, soprattutto mangerecci e beverecci. Tutti gli eventi che adesso sono fermi, quindi aspettiamo che riapra tutta la situazione, che riaprano gli eventi, che si riaprano le danze, magari con la bella stagione, e noi saremo sempre on point. E noi adesso per ora ci facciamo le nostre belle dirette live, che anche grazie al nostro qui presente James, che ogni settimana propone diverse tematiche su cui parlare e affrontare. Allora James, parlaci un po' di questa tua iniziativa che sta prendendo piede sempre più e come fare anche per partecipare. Va benissimo, contenitore delle emozioni, pagina Facebook, io ho sul mio profilo Instagram James La Motta Official o James La Motta semplicemente. Siamo ormai da un mese e mezzo live tutti i giorni con argomenti diversi, ospiti diversi, iniziative diverse, contenitore di emozioni, un argomento a piacere, come i parcheggiatori di Napoli che di buon cuore ti chiedono una cosa a piacere, noi lanciate nel nostro contenitore un argomento, un'iniziativa, un'idea e la lanciate dentro. Bella la connessione anche con voi, così andiamo anche su Rete Oro, i vari canali vostri e quant'altro. E quello che volevo proporvi anche personalmente, diciamo, di creare la connessione, visto che al 333-38693 i vostri siti, like, mettetelo sempre sulla pagina Funny Moon, potremmo anche creare connessioni con le persone di altri nuovi eventi che possono proporlo anche live con voi e con noi quando vogliono, e noi lo mandiamo in diretta, come diceva sempre Francesca, a costo zero. Bene, 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 noi siamo sempre anche ben lieti di dar voce anche agli artisti che in questo momento stanno soffrendo un po' più di tutti, diciamo, questa crisi, vuoi perché gli manca il contatto col pubblico, vuoi anche per il discorso economico, e noi magari ci teniamo in contatto e chissà che quando ripartirà tutta la macchina, grazie anche a queste piccole iniziative che stanno facendo un po' tutti, si riuscirà a ripartire magari con una spinta maggiore, quindi non soffrendo come purtroppo si teme alla riapertura di tutto. Però bando alle ciance, non ci vogliamo dilungare più di tanto, perché la puntata sarà piena di contenuti. Pregna. Esatto. E soprattutto quest'oggi vedremo anche un altro estratto del contenitore
di James un argomento a piacere, e sono curioso proprio di vedere di che cosa parlerà oggi, ma non diciamo nulla perché dopo aver ricordato anche i nostri social YouTube e Facebook, quindi mi raccomando seguiteci anche sui nostri canali online per rivedere tutte le nostre puntate, tutti i nostri eventi e rivedere anche questi argomenti a piacere, non solo. C'è da dire quella parolina magica che ci dirà cosa ci sarà in puntata, che è Sommario. Sommario.